Saluto e do il benvenuto a Marco Massarenti, presidente Federazione Un'impresa, Sport e Tempo Libero. Buongiorno, bentrovato Massarenti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, beh, è una fase, andiamo subito nel merito della questione, perché poi il titolo dice già tutto, quello che vediamo in sovrimpressione. È una fase molto delicata perché in questo momento il nuovo governo sta un po' ascoltando le varie sensibilità rispetto alle decisioni da prendere dopo la scadenza dell'ultimo DPCM che era stato firmato da Giuseppe Conte. Draghi sta ascoltando naturalmente tutti gli esperti, i governatori delle regioni, quindi i vari territori, che sono chiaramente anche differenziati per la situazione dell'emergenza Covid. Quindi si sta cercando di fare sintesi tra chi vorrebbe riaprire tutto le attività e chi invece vorrebbe mantenere il rigore ancora per un po', fino a quando quantomeno anche la questione vaccini non sarà chiarita. Io in apertura, proprio in vista delle decisioni che verranno prese a stretto giro necessariamente, le chiedo un po', insomma, di fare il punto della situazione rispetto a quello che è il settore dello sport, perché voi come un'impresa avete fatto delle richieste ben precise, insomma, un settore che è stato colpito particolarmente per ovvie ragioni e che ancora evidentemente sta cercando delle risposte. Allora, brevemente, perché è un anno ormai che viviamo questa pandemia, che cosa può raccontarci? Come avete vissuto questo anno? È stato un anno veramente difficile perché noi siamo portavoce di tutte queste persone che lavorano nel mondo dello sport e come si può ben capire è un anno che non lavorano, dunque da marzo dell'anno scorso queste attività sono chiuse. Dunque noi siamo portavoce di una serie di difficoltà che sono quelle da un punto di vista economico della singola persona, della partita IVA e delle aziende che poi devono gestire una chiusura così prolungata per tanto tempo. Dunque ci sono una serie di situazioni che ci hanno allarmato, soprattutto con poi l'avvento del nuovo governo. Dunque si sa benissimo che i ristori tantissime persone non li hanno ricevuti, ma si parlano veramente di numeri importanti. Dunque si parla di 500.000 persone che sono e vivono di sport. E si pensa che possano arrivare fino a 1 milione, ma che sono state censite sono 150.000. Dunque ci sono veramente, se si calcola tutte le persone non censite, veramente tantissime persone che non hanno preso neanche un euro da marzo ad oggi. Le faccio un esempio di un mio paziente oggi che mi dice: guarda, io lavoro per lo spettacolo e lavoro per lo sport e da marzo io e mia moglie non abbiamo preso un euro. Dunque ci sono situazioni veramente preoccupanti perché siamo veramente portatori di paura e portatori di voci in cui dicono che veramente sono alla fame alcune famiglie. Dunque è molto preoccupante e sentire con l'avvento del nostro presidente dei ministri, il professor Draghi, che in queste giornate che si è presentato non ha mai menzionato la parola sport, ma soprattutto parlare di sport come benessere e salute alla persona e non ha paragonato l'attività sportiva a qualsiasi altro tipo di attività, perché lo Sì. sport è lavoro e lo sport crea anche poi introiti per lo Stato. Dunque noi siamo coloro che poi danno anche da mangiare poi allo Stato. Dunque dobbiamo essere anche ascoltati e vogliamo essere ascoltati. Beh, certo, no, più che altro perché poi c'è sempre la solita questione che lavori come quelli che hanno a che fare con lo sport, gli eventi sono visti un po' marginali, comunque di secondo. Allora, poi di fatto non è così, no? Non lo dice nessuno, però vengono considerate sempre cose che si possono evitare. In realtà poi tutto l'indotto è fatto da X persone professionisti che lavorano. E poi c'è tutto il tema proprio anche delle partite IVA, no? Che poi sono i lavoratori che sono stati maggiormente colpiti perché nel momento in cui si interrompe l'attività non ci sono neanche tutti gli ammortizzatori sociali che hanno i lavoratori evidentemente dipendenti, eccetera. Ecco, quindi a livello di ristori, di quello che voi lamentate una carenza, insomma, al di là della poca chiarezza che ancora c'è rispetto al futuro, no? Perché poi sono questi due aspetti che mettendosi insieme causano un problema enorme. Allora, i ristori, c'è una situazione vecchia, nel senso che quella dell'anno passato, in cui il governo Conte aveva designato e assegnato dei bonus per questi operatori,
E invece ci sono tantissime persone che non hanno ancora avuto questo bonus. E proprio in questi giorni si stanno pagando alcuni bonus, si parla di un 15-17 mila partite IVA, però c'è proprio un buco normativo ancora per quanto riguarda e non si riesce a capire cosa succederà per gennaio e febbraio, anche perché con l'avvento del nuovo governo sarà il nostro professor Draghi che dovrà firmare e decidere se dare questi bonus, come darli. Dunque stiamo aspettando e la nostra preoccupazione è proprio che, siccome si parla di cancellazioni di vari bonus che erano stati predisposti con il governo Conte, e adesso non essendoci più neanche il Ministero dello Sport, vogliamo capire cosa succederà nei prossimi giorni. Dunque la Certo. nostra preoccupazione è molto è vera, insomma, è Ecco, fondamentale. esatto, ma al di là del fatto che state aspettando concretamente delle risposte, cioè il dialogo ha avuto carenze, c'è sempre stato, cioè come valutate anche l'interlocuzione che c'è stata, insomma, perché poi anche quello è fondamentale, no? La capacità chiaramente del governo, anche se tra mille difficoltà, di portare avanti le istanze delle varie rappresentanze. Sì, diciamo che in questo momento penso che il governo sia alle prese su vari fronti e abbia tantissimi problemi da affrontare. Però la cosa che ci teniamo è il fatto che lo sport non venga messo ai margini e venga data soprattutto la stessa attenzione che sta avendo la cultura e la ristorazione, Sì. perché si parla di riaperture di questi ambiti, però non si parla di riaperture delle attività sportive. Io sono Vero. portavoce di attività che hanno fatto investimenti importanti per mettere a norma le strutture, per mantenere il distanziamento sociale, però appena si sono normate sono rimaste sempre chiuse. Dunque hanno fatto degli investimenti per poter riaprire, ma poi non è mai stata data la possibilità di aprire. Io sono il primo a dire che per abbattere questo virus bisogna stare attenti, bisogna avere distanziamento sociale, bisogna proteggersi, e dunque sono il primo che vuole che le norme vengano seguite, però con le giuste cautele penso che si possa ripartire, soprattutto nelle zone in cui i colori sono accessibili. Nelle zone gialle penso che le attività possano ripartire il prima possibile. Ok, peraltro io ricordo, insomma, in Italia sono 20.738.000 le persone che praticano sport, peraltro credo che siano anche numeri che non tengono conto di tante altre, cioè probabilmente sono anche di più, no? Insomma, Marco, sì. Sono numeri grezzi, qua estrapolati Ok. i giovani, meno giovani, chi fa agonismo, chi fa meno agonismo. Però le assicuro che io vivo il mondo della riabilitazione perché sono un terapista e nella nostra clinica noi siamo oberati di lavoro perché gli ospedali non fanno riabilitazione in questo periodo perché sono tutti stati spostati gli ambulatori per le problematiche Covid. Abbiamo un sacco di problematiche dovute alla vita sedentaria, allo smart working, abbiamo se una serie di problematiche tutto il post-Covid, dunque tutte le problematiche osteoarticolari e respiratorie dovute alla malattia. Dunque noi non sappiamo più come gestire la situazione noi che siamo privati, perché proprio il pubblico sta impegnando le energie in altri fronti. Dunque è importante che lo sport, che è benessere e salute, ma soprattutto anche un aiuto importante per la parte psicofisica della persona, è importante fare ripartire il prima possibile, magari con anche degli ausili o delle tecniche che al giorno d'oggi sono possibili con degli Sì. investimenti importanti, ad esempio lo screening a tappeto con i tamponi rapidi. Perché le proposte sono state fatte anche a livello delle varie ATS, perché tendenzialmente noi faremo una campagna vaccinale importantissima su tutto il territorio italiano e si parla di mesi e mesi di vaccinazione a tutta la popolazione, ma si parla anche che gli under 18 non verranno vaccinati, almeno per ora. E l'under 18 sono circa il 30% della popolazione. Ecco, sì. Quindi lei Perché dice che bisognerebbe rivedere le cose a partire da questo, insomma, no? Perché poi sennò si innesca un meccanismo poco virtuoso. sì, io penso che screenandoci, facendo uno screening a tappeto nelle scuole, potremmo andare a prendere subito le positività dei ragazzi e
e in questo modo riaprire le attività sportive, perché se tutti sono testati, automaticamente lo sport può ripartire. Perché il problema al giorno d'oggi, anche con le nuove varianti del Covid, sono spesso i ragazzi portatori sani del virus. Sì, perché poi questo riguarda proprio, mi scusi, ma credo che sia d'accordo un po' tutto, no? Cioè, se noi avessimo una vaccinazione un po' più massiccia, chiaramente si potrebbero riaprire più velocemente le attività e soprattutto tutto potrebbe essere messo più in sicurezza, perché nessuno sta dicendo, lei per primo, ma lo avete segnalato anche diciamo, nel comunicato stampa, in quello che state chiedendo al governo, che non volete badare alla questione puramente sanitaria, nessuno lo vuole, anzi, proprio perché poi si rischia di fare peggio. No? Però chiaramente bisognerebbe dare un'accelerata a tutto ciò che in qualche modo, lo dico un po' con amarezza, ci aspettavamo tutti, no? In partenza di questo nuovo anno, cioè che tutto potesse essere un attimino più agevolato da una campagna di vaccinazione un po' più massiccia. Poi c'è anche chi scrive, è il ministro della Salute Speranza che dovrebbe parlare di sport, non Draghi che è un po', diciamo, il frontman del governo. Cioè, effettivamente forse si ricollega a quello che diceva anche lei prima, ci sono dei settori che sono un po' sempre lasciati in disparte, cioè ba banalmente, visto che parlano di sport, anche di palestre non ne parla nessuno, cioè le palestre sono chiuse da, cioè a parte la piccola parentesi estiva in cui hanno potuto tenere aperto, sono chiuse da un anno praticamente, però non c'è nessuno spiraglio all'orizzonte per chi lavora nell'ambito delle palestre, quindi dello sport. Si parla di date ipotetiche del 6 marzo, ma Sì, veramente sono però. aleatorie come date, anche perché in teoria in questi giorni il professor Draghi dovrebbe parlare del nuovo DPCM e dovrebbe inserire le idee, ma soprattutto noi vogliamo sapere, ok, noi stiamo chiusi, ma quali sono le idee del governo per far ripartire lo sport? Perché poi il problema che noi avremo delle problematiche strutturali che saranno veramente importanti. Se noi non diamo un punto zero e ripartiamo con una nuova struttura di tutto il mondo sport, rischiamo veramente di fare un passo veramente nel buio, e soprattutto in vista di un periodo importante nel nostro breve futuro, che sarà manifestazioni veramente a livello internazionale, come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ci sono le varie Olimpiadi, ci sono una serie di eventi importanti in cui il nostro governo sta mettendo mano al portafoglio per opere strutturali veramente importanti. Dunque, e dietro a questi investimenti ci sono poi aziende che lavorano in questi settori. Dunque, è fondamentale che sia strutturato in una maniera in cui non ci sia poi situazioni in cui i soldi vengono buttati via, perché poi abbiamo esempi di vecchie operazioni fatte anche nelle Olimpiadi invernali scorse, in cui ci sono palazzetti lasciati allo sbando piuttosto che utilizzati solo per quella manifestazione, poi non più. Dunque, che sia fatto un lavoro strutturale che poi possa dare sviluppo anche dopo le attività, dopo la manifestazione, dunque che possano servire alla comunità anche dopo. È fondamentale che si faccia un piano strutturato Esatto. continuità dello Sì, sport. perché poi quando, esatto, perché poi il piano strutturato è proprio quello che credo costituisca la parte più importante della questione, perché poi se le ristori arrivano, ma poi non si sa esattamente come verranno coordinate le attività, come tenere anche in vita quelle che sono state più penalizzate, perché c'è tutto un tema, no? Non solo nell'ambito dello sport, ma in generale nei vari settori di chiusure o semichiusure, di chi sta aspettando di capire anche cosa vorrà fare nel futuro, insomma, si rischia davvero di perdere un pezzo importante di un'attività che, insomma, per il nostro paese è fondamentale proprio a livello economico. Certo, ci sono situazioni in cui lasciano dei punti interrogativi, perché abbiamo visto che nel nuovo governo ci sarà il Ministero della Disabilità e manca il Ministero dello Sport. È vero che il Ministero della Disabilità è un ministero senza portafoglio, però basterebbe pensare che se ogni ministro strutturasse le proprie idee e le proprie iniziative sul territorio in base già pensando all'inclusività del progetto, probabilmente il Ministero della Disabilità non servirebbe, perché già tutto ciò che viene fatto già con un'idea di inclusività. Penso che è Ok,
Ok, chiarissimo. Bene, quindi ricapitolando, allora voi dite giustamente, vogliamo avere intanto certezze sul futuro con un piano strutturato, così mettiamo proprio, insomma, ci facciamo portavoce anche noi insieme a voi delle richieste. Soprattutto bisogna anche dare risposte a chi non si è visto ancora arrivare i contributi promessi, no? Quelli del passato, oltre a quelli che ancora devono esserci, perché poi si aggiungono, no? Sempre delle cifre. Quindi avete chiesto, avete già avuto delle risposte o siete ancora in attesa? Ripetiamolo, Presidente. Di risposte, ma soprattutto la nostra idea è quella di cercare di normare tutte queste figure, che si parla di 500.000 persone che sono in un limbo, che non sa, si lavora nel mondo dello sport, ma non si sa chi sia. Dunque dobbiamo capire anche questa situazione. Dunque è giusto normare la figura di queste persone che lavorano nel mondo dello sport, delle aziende che lavorano intorno al mondo dello sport, che in questo momento sono veramente in una situazione drastica. Dunque, Ok. il governo, prima possibile, ci deve dire chi è la persona che di riferimento sarà il governo che seguirà tutte le nuove nuovi decreti che saranno i decreti attuativi dello sport, che in teoria il 28 di febbraio dovrebbero essere discussi al Senato. E capire chi poi sarà proprio l'interlocutore con l'esterno. Dunque, sicuramente ci sarà il CONI, ci sarà Sport e Salute, che saranno due entità importanti a livello nazionale. Dobbiamo capire tutte le associazioni dilettantistiche poi con chi dovranno interloquire quando parleranno col governo. Ok, va bene, allora Marco Massarenti, io naturalmente la invito a farci sapere cosa succederà, fermo restando che anche noi capiremo qualcosa, insomma nelle prossime ore dovrebbero arrivare delle risposte anche per chi purtroppo ancora risposte non sono arrivate, però insomma faremo anche il punto alla luce di quello che succederà, anche dei numeri un po' più effettivi delle perdite che ci sono state, anche di come potranno, insomma, incrociando le dita, essere recuperate, perché questo è un po' l'auspicio di tutti. Grazie mille, Marco Massarenti, Presidente Federazione Un'impresa per lo sport e il tempo libero, per essere stato con noi sulle Fonti TV. Grazie a voi per aiutarci a portare avanti la nostra voce. Guardi, poi troverete anche questo contributo, così lo dico ai nostri amici, sulla nostra pagina di YouTube On Demand, così potete insomma farlo circolare. Funziona così, no? Gocciolina dopo gocciolina, se ci diamo una mano tutti serve sempre, quindi cerchiamo di fare un bel tam tam. Grazie ancora. Grazie mille, buona giornata. Grazie, buona giornata.